Eccoci di nuovo insieme con Dalla parte degli animali, il nostro meraviglioso Creed. Stella, che ti sei coccolata tutta la mattina. Sì, mamma, è davvero un amore. E insieme a lui abbiamo anche Trico, questa bella biondina che ha una gran voglia di giocare, e le nostre amiche Raffaella e Giancarla di Human Dogs. E quindi benvenute. Grazie. Ragazze. Ma allora, questo Creed, io non ci credo che randagio, non è vero, è il nostro cane di casa. Non può un cagnolino randagio comportarsi così bene tutta la mattina? Sì, è fantastico, Creed è fantastico. Purtroppo però è vero, è stato trovato vagante nel territorio napoletano, è affetto da parvovirosi, dermatite, e quindi transitato in un sanitario sempre nella provincia di Napoli ed era destinato al canile definitivo. Ma fortunatamente, giusto in tempo, siamo riusciti a bloccare questo trasferimento e ci ha raggiunto. Rachitico, molto denutrito. Beh, adesso denutrito non si può dire. E guarda, adesso sì, è vero, cicciottino. E poi è perfetto, chiariamolo bene, è guarito meravigliosamente, non ha più nulla. No. E Trico? Allora, Trico è un cane, come puoi vedere, di piccola taglia ma di grande personalità. Mamma mia, stai rosicchiando tutto, tu sei una befanella, guardate che meraviglia. E lei è stata abbandonata al canile di Palermo dai parenti del proprietario deceduto. Ah, simpatici, eh? Ma guardate, amici, questa è una storia che tante volte viviamo. Le persone hanno un cagnolino, un gattino, gli danno tutto l'amore che possono, lo trattano come un principino, poi il Signore le chiama a sé e figli, parenti, nipoti, che fanno? Lo buttano via. È una cosa che, guardate, ogni volta mi strazia. Quindi noi, quando queste persone magari si rivolgono a noi, facciamo di tutto per cercare di trovare una casa a quel cagnolino. Trico quanto ha? Trico ha circa un anno e mezzo. Quindi anche lei è veramente ancora una cucciolona. Potrà vivere bene tutta la vita a casa vostra. Prendila in braccio, Giancarla, facciamo vedere anche il musetto di questa cagnolina, che è davvero meravigliosa. È stupenda, è una biondina strapabaci, guardate, guardate. Affettuosa, giocherellona, se avete un bambino a casa si divertirà molto con lei. Allora, vogliamo lasciarla pure giù, che lei ha voglia di giocare. Vogliamo dare il numero di telefono per adottare queste due meraviglie? Certo, grazie. Il numero di telefono è 347 59 19 981. Raffaella.